Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video tutorial di Mandagio 1. Oggi vi spiegheremo come inviare e ricevere SMS gratis sul vostro PC, grazie a Ping, che è un sito americano che vi crea un numero di cellulare virtuale per poter messaggiare illimitatamente con chi volete. E più che altro questo sito, oltre a darvi la possibilità di inviare e ricevere SMS gratis, vi sarà utile, come è stato utile a me, per potersi registrare ai siti che vi chiedono la verifica telefonica, ad esempio Google. E se appunto temete la spam, come me del resto, potete benissimo utilizzare questo numero di cellulare virtuale che vi fornisce Ping. E da qui non avrete più nessun problema e il vostro cellulare non sarà neanche toccato. Bene, e per accedere a Ping apriamo internet, cerchiamo su Google Ping e clicchiamo qui sul primo, www.ping.com. Bene, come potete vedere, questa è l'home page di Ping, appunto. Un sito americano che vi creerà un numero di cellulare virtuale per poter messaggiare gratis. E come potete vedere, recentemente hanno creato l'applicazione sia per Android che per Apple, scaricabile sia dall'App Store che da Google Play per il vostro cellulare. E quindi, per cominciare a inviare e ricevere SMS gratuitamente, clicchiamo qui in alto a destra su Text Free Web. Molto bene. Una volta cliccato lì su Text Free Web, qui vi chiederà di inserire il vostro username e la vostra password per poter accedere all'account. Ma dato che voi non avete ancora un account Pinger, dovete cliccare qui in basso su Create Account. E qui vi chiederà di inserire il vostro username, password e email e codice di sicurezza per poter registrarsi. Quindi ora inserite un username vostro, poi la password sceglietela voi e confermate. Inserite la vostra mail. E poi spuntate questo quadratino con scritto I agree to the terms of service and privacy policy. E trascrivete qui il codice di sicurezza. E cliccate su Create. E dopo aver cliccato su Create, qui vi chiederà di inserire il vostro zip code. Per chi non lo sapesse, lo zip code è il codice postale degli Stati Uniti, che corrisponde al CAP italiano. E per chi non avesse idea di cosa mettere qua dentro, andate su questo sito, zipcodes.org, e potrete accedervi anche tramite il link in descrizione. E qui, questo sito, a seconda della località che cercherete, vi darà lo zip code della località che avete cercato. Quindi qui ora per esempio cerco Manhattan, New York, e qui in grassetto vi darà lo zip code della località scelta, in questo caso Manhattan, che è 10.007 10007. Copiate lo zip code e incollatelo qui. Poi qui sotto il sesso, ma siete il vostro e la vostra età. E cliccate su Find. Ecco, qui vi verrà data una lista di 10 numeri di telefono disponibili. E qui potrete scegliere quello che preferite.
Ora, appunto, il classico numero americano, l'1 lasciate perdere, non vi servirà nel trascrivere il proprio numero di telefono, perché è solo il prefisso degli Stati Uniti, più 1, che corrisponde al nostro più 39 italiano. Qui poi 347, tra parentesi, è il prefisso della località che avete scelto tramite lo zip code, e poi qui il numero di telefono. Scegliete quello che preferite, qui vi do libera scelta, io per esempio scelgo il primo, e una volta cliccate su Confirm. Poi qui, se volete, cliccate OK o Cancel per Facebook, fate come volete, ed ecco qui che vi comparirà la vostra nuova pagina Pinger, l'account Pinger. Qui appunto potrete inviare la casella, appunto questa casella servirà per ricevere e anche per inviare tutti i vostri messaggi che volete. Vi compariranno qui i testi dei messaggi in ordine, vicino al proprio numero di telefono qui a sinistra. Per cominciare a inviare un SMS cliccate su questo più in alto a sinistra della casella. E vi comparirà questo fumetto. Qui in alto scrivete il numero di telefono del destinatario, io per esempio metto un numero a caso, e cliccate OK. E qui comparirà il numero di telefono scelto. E qui sotto vi comparirà appunto questa casellina dove potrete scrivere il vostro messaggio. Scrivete quello che volete, il messaggio che volete inviare, e poi cliccate su Send. Una volta cliccato su Send vi comparirà qui il testo del messaggio inviato, e poi di seguito, quando riceverete messaggi, vi compariranno altri numeri qui a mo' di fumetto. Appunto comparirà qui come qua, insomma, comparirà qui il numero di telefono e qui nella casella il testo del messaggio che volete inviare. Se volete, qui questo tasto serve per inviare la fotografia, se volete, ed ecco che sarete liberi di inviare e ricevere i vostri SMS completamente gratis grazie a questo sito. Bene. Spero di esservi stato utile, il link per questo sito è in descrizione, e quindi ciao a tutti e al prossimo video.